pensando, esclusivamente la gara di domani, che è una gara tosta, difficile, ma sappiamo bene l'importanza che ha. Quindi adesso pensiamo alla prima, poi penseremo a martedì sera. Appunto, vedere importante che gara è per te. Io tutte le gare le vivo sempre come un'ultima spiaggia, a differenza degli allenatori delle altre squadre più navigate, io non ho un nome per cui devo viverle tutte ed è anche uno stimolo per me, quindi non è una pressione come se fosse sempre l'ultima, cercando di arrivare domani alle 3 in panchina avendo la consapevolezza di aver dato tutto quello che potevo come nozioni, come carica, come motivazione alla squadra che alleno. Senti, si affrontano il miglior attacco che il vostro e la miglior difesa che è quella dell'Amiche. Che gara ti aspetti da questo punto di vista? Sì, non so se loro giocheranno con i 5 dietro come stanno facendo ultimamente. O come quando sono arrivati qua all'andata 4-3-1-2, 4-4-2. È chiaro che i 5 ci metterebbero più in difficoltà perché restringerebbero gli spazi dietro. Quindi da un lato guadagneremmo qualcosa e dall'altro perderemmo negli ultimi metri. O comunque sarebbe un po' più arduo il compito di bucarli. Quindi dobbiamo avere attenzione massima. Prendere ripartenze e pazienza e spregiudicatezza nel trovare il varco giusto davanti negli ultimi 25-30 metri dove loro dispongono di giocatori anche esperti, quindi giocatori che hanno fatto categoria, hanno fatto piazze importanti, sanno stare in campo. Senti, che risposte ti aspetti dalla squadra dopo le buone risposte contro la Lupa Mestre? Mi aspetto di avere l'atteggiamento sempre del secondo tempo, poi le gare possiamo vincere, perdere, pareggiare, questo poi sarà il campo a dirlo e sarà il rendimento di tutti, del collettivo e del singolo ad arrivare al risultato. L'atteggiamento invece non è sindacabile, nel senso dobbiamo metterlo punto e stop. Senti, è una classifica molto corta perché ci sono tre 5 squadre in 3 punti. Come si vive questo momento? Anche perché alla luce del fatto che con una vittoria voi domani potreste passare addirittura una notte primi, anche se siete terzi. Si vive a seconda del carattere del singolo. I miei giocatori mi vedono in questi giorni come mi vedevano a Norcia, cioè concentrato, martello, nervoso, attento al dettaglio, attento a tutto quello che è il mio lavoro. Ognuno deve viverla come meglio crede, come meglio come è più abituato in base al proprio carattere. Ci sono giocatori che la vivono come me e ci sono dei giocatori che vogliono stare un po' più sereni e quindi in questo non è detto che uno che la viva in modo più sereno poi renda meno o renda di più uno che la vive al 100 all'ora. Carattere. Ecco, in senso più ampio, invece, queste ultime 10 gare con una classifica così corta, quali sono le problematiche e come si viene fuori? Uno, di giocare partita per partita. Due, pensando che domani sera possiamo essere primi, che sarebbe una motivazione grossissima, che farebbe svegliare moribondo, perché la settimana scorsa, in mezzo alle contestazioni, dopo due partite, ritrovarsi anche solo per una notte, magari però primi, sarebbe già una cosa grandissima. E poi con l'equilibrio di capire che oggi siamo terzi e possiamo arrivare primi, quando siamo primi dobbiamo capire che un risultato sbagliato anche esso fosse il pareggio, ci si potrebbe ritrovare terzi. Come, che settimana è stata? Come vedi la squadra?
dopo la Lupa dicevi a fine conferenza rivedrete presto in campo Lanzaro e Coletti. Se la settimana ti ha dato conferme positive in questo senso, almeno per uno dei due o per tutti e due, parlo già in previsione del derby, oppure se era un discorso più, più ad ampio raggio, insomma, proiettato alle prossime partite. No, può essere che siano in campo, può essere perché non perché Gigliotti, Lojacono, Vacca o Gerbo abbiano fatto male le ultime partite, però a livello psicologico, di motivazioni, a livello fisico anche, è giusto mettere dentro altri due titolari, farli sentire importanti. Sono due giocatori affidabili, come ho detto la settimana scorsa, anche lo è Quinto. Io sto aspettando che un po' di tempo è necessario per dargli anche un po' di ritmo, perché poi non è facile entrare in un treno in corsa, in un campionato in corsa, nelle ultime giornate e prendere il ritmo gara. E sono tutti giocatori che sono titolari, così in mezzo al campo, Riverola, Bacca, Gerbo, Agnelli, Coletti, Marcello, Quinto, così dietro. E vale anche per Agostinone, vale anche per Bencivenga, così come davanti vale per Floriano, Chiricò. Chiricò è entrato due gare, le ha spaccate tutte e due, con la Paganese e Domenica con la Lupa Castelli, ma anche quando ha giocato dall'inizio a volte fatto bene. A Catanzaro ha giocato dall'inizio, ha fatto bene, col Matera ha giocato dall'inizio, ha fatto bene. In questo senso era la dichiarazione su Coletti e Lanzaro. E ora farmi anche un turnover in vista dell'impegno con la Coppa, oppure? No, domani penso solo alla partita di Andrea di campionato, poi quella di martedì la prepariamo già la domenica, cercando di capire chi mettere e chi non mettere, non tanto in vista di Messina, perché passeranno 5 giorni pieni, ma in vista di come si uscirà dalla partita di Andrea. Lanzaro quindi sta bene a pieno. Se gioca? No, sta bene a pieno, chiedo, rispetto, dato che un giorno gioca era fermo. Vi dico già che gioca Lanzaro. Volevo chiederti quel problema che Bacca aveva avuto a naso in qualche modo può in partita creare problemi oppure non più di tanto? No, penso anche che gli abbiano fatto arrivare la mascherina protettiva, quindi non c'è nessun problema. Bacca può fare anche la mezzala, quindi può fare tutto. Bacca in campo può fare tutto, tutti i ruoli può fare. È la rottura del setto nasale per lui? Sì, non ho proprio frattura completa, adesso i termini non mi richiede, però non una cosa gravissima e neanche una cosa e neanche una botta, insomma. Rispetto a Narciso che è squalificato, De Giosa che sta recuperando l'infortunio e Viola idem, ci sono altre novità particolari come lista dei convocati oppure? No, è solo questi, oltre a Mazza che non l'ho convocato, non lo vedo giusto, quindi non l'ho convocato. Problema di concentrazione? Sì, no, non lo vedo giusto, vediamo se ritorna giusto, entrerà di nuovo, se no non entra. A posto? Va bene così? Grazie.